hanno, posso dire, tra virgolette, incoronato presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, una società molto antica, pensate che esiste dal 1934. È chiaro che sarà per me un bel impegno, porterà grande prestigio per tutta la Puglia, specialmente quando organizzerò nel 2026 il congresso nazionale a Bari. Un grande prestigio per il nostro istituto oncologico e che ringrazio insomma tutta i miei che collaborano con me, infermieri, medici, tutta la direzione strategica, in primis il nostro direttore delle donne e il presidente del nostro istituto oncologico. Lo so, quando si parla di chirurgia plastica tutti quanti capiscono la chirurgia estetica, economicamente più redditizia, però il mio sogno è quello di far innamorare di più i giovani alla chirurgia ricostruttiva. Ora siamo nell'ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore della mammella, ma anche il mese del Bra Day, cioè della consapevolezza della ricostruzione mammaria. Quest'anno tocca a Treviso, dove chiaramente saranno collegate 20 breast unit italiane. E quindi ci sarà un interscambio tra noi chirurghi plastici e le stesse pazienti e le associazioni che ci danno sempre una grossa mano. Perché bisogna far capire che svolgi questo lavoro di ricostruttore della mammella e vedere una paziente che ti lascia con il sorriso, credetemi, è una grande soddisfazione. Questa soddisfazione la vorrei passare anche ai giovani.